E giunge nella nostra redazione un comunicato della finanza veramente interessante e da commentare. Da una parte fa sorridere, come vedete che sto sorridendo, ma dall'altra, ahimè, getta l'amarezza in quello che è la situazione dell'Italia momentanea e la situazione dell'Italia da sempre. Ma vediamo la notizia. Praticamente i finanzieri del gruppo di Reggio Calabria hanno arrestato un dipendente un appartenente del corpo della Polizia Municipale di Reggio Calabria, indagato per reati di truffa, falso, millantato credito e peculato. Quali sono le accuse? In parole povere, questa persona, questo vigile urbano, come si può dire, questo appartenente al corpo della Polizia Municipale, si fingeva cugino di primo grado del presidente del Senato Grasso. E il suo nome è appunto il cognome Grasso, il suo nome Pietro, mi sembra che anche il presidente del Senato si chiami Pietro. Comunque, lui, questa persona indagata, si chiama Grasso Pietro Desiderio, il quale si fingeva appunto cugino del presidente del Senato attuale. E fin qui, grosso modo, già è un qualcosa che insomma, di non corretto, ma si fingeva per promettere dei posti di lavoro ovviamente inesistenti e in cambio di denaro, ma di grosse quantità di denaro. Pensate che ha accumulato in questo modo, così cita il comunicato della finanza, 500.000 euro, cioè mezzo milione di euro, promettendo posti di lavoro a persone che conosceva, che appunto non lo conoscevano forse così tanto bene, che insomma incontrava, si presentava in maniera cordiale come il cugino, come diceva lui, appunto, proprio tra virgolette, siamo figli di due fratelli del presidente del Senato Grasso, e prometteva posti di lavoro sicuri, posto fisso, sistemazione alla persona o ai parenti della persona che incontrava in cambio di soldi, 10.000, 20.000, 30.000 euro, che si faceva pagare in contanti o addirittura in comode rate. Quello che appunto ha fatto scattare l'operazione Ti sistemo io della finanza. E quindi qui un po' di ironia, però pensiamo innanzitutto alle vittime che appunto non solo sono state prese in giro, ma hanno perso anche decine di migliaia di euro. E dall'altra, allargando il discorso, la tristezza di andare a speculare su una situazione di crisi economica forte, grave, che c'è in Italia, in particolare al sud, in particolare nella zona di Reggio Calabria, e quello poi di andare appunto a commettere dei reati poi da una persona che è anche una persona appunto che lavorava nei vigili della Polizia Municipale di Reggio Calabria, ma gli sono stati notificate altre pesanti accuse, e credo che sia agli arresti in carcere questo Grasso Pietro Desiderio, perché per esempio, lavorando per la Polizia Municipale, aveva comunicato, quindi comunicazione di segreti di ufficio, aveva comunicato a un suo amico che c'era stato un esposto anonimo per abuso edilizio. Insomma, una situazione triste, e anche appunto 500.000 euro in totale di frode a ignari e persone. Però questo fa notare anche la disperazione delle persone che, pur di lavorare, pur di cercare di vivere in maniera dignitosa la propria vita, diventano ciechi di fronte a una storia che ricorda un po' quella del gatto e la volpe di Pinocchio, cioè molta similitudine. Addirittura questo Pietro Grasso. Grasso Pietro Desiderio, per non confondere con il presidente del Senato Grasso, e portava dei documenti con timbri che appunto anche
sottraeva alle autorità, apponeva dei timbri, faceva firmare dei documenti proprio dove si certificava l'assunzione di questi posti fissi. Ma a questo punto, personalmente, mi domando, questo Piero Grasso non poteva che aspettarsi che qualcuno di queste persone, andando a presentare questi documenti alla ricerca del posto di lavoro, vedendo che dall'altra parte c'era qualcosa che non quadrava, sarebbero partite le denunce. Non solo, ma a volte faceva uso questo Piero Grasso dei mezzi della polizia municipale proprio per millantare questa sua potenza e questa sua dovuta poi alla vicinanza, alla parentela stretta con il presidente del Senato. E quindi, insomma, poi anche questa situazione di far passare la politica, che in parte lo è, ma in parte no. Perché non bisogna fare di tutto un erba un fascio, non bisogna generalizzare, la politica è marcia sotto tanti aspetti, ma non è sempre marcia, ecco, questo è anche giusto dirlo, altrimenti non esisterebbe nulla, insomma c'è la parte corrotta della politica che c'è, lo vediamo tutti i giorni, ma ci sono poi la parte non corrotta e questo non va che ad alimentare, anche, che a danneggiare quella parte sana della politica che appunto viene insomma, passata in questo modo. È una notizia un po' particolare, ci tenevo a commentarla. In genere questi comunicati non li pubblichiamo solamente nel nostro sito news25.it, però ci tenevo a commentarla e anche a porverla, proprio perché è emblematica di quello che è l'Italia da sempre, perché queste cose in Italia avvengono da sempre. Pensate al film Totò Truffa del 62 o a tanti altri film di questo tipo di frodi, a quello che è un po' la mentalità dell'Italia e non soltanto al sud, attenzione, questa non è un'accusa al sud, all'Italia in genere, perché queste cose avvengono pure a Trento o avvengono pure in Val d'Aosta o avvengono ovunque, queste frodi. E appunto ci tenevo a commentarla e da un lato anche perché vivono oltre che l'Italia anche la situazione attuale, la disperazione e dopo tutta questa disperazione, anche un minimo di sorriso amaro ce lo fa bene.